Amici del Vero Milanista, siamo al Meatball Family di Milano, ospiti di Luca Serafini, un vero milanista, una voce della verità per i tifosi del Milan. A lui chiediamo subito: ti aspettavi una stagione così deludente, addirittura più deludente di quella dello scorso anno con Inzaghi in panchina? Sì, me l'aspettavo deludente non per Inzaghi in panchina, me l'aspettavo deludente perché purtroppo dal 2012, dopo l'epurazione di tutti i giocatori migliori, non c'è stato più un progetto, una strategia. Il Milan ha cambiato 3 allenatori in 2 anni e mezzo e ne aveva cambiati 3 in 25 anni, questo è lo specchio più sincero di quello che sta accadendo. Me l'aspettavo forse un filo meno deludente, perché poi comunque qualche giocatore di qualità era stato preso, però poi non sono tornati i conti, non c'è mai stato al Sharawi, la difesa è sempre stata un po' rattoppata, a centrocampo sono mancati giocatori importanti, purtroppo non ne sono mancati degli altri e quindi insomma un po' deludente, purtroppo me l'aspettavo, anche se si sperava qualche cosa tira di meglio. Ecco, si parla molto di vicende societarie e si vede una proprietà sempre più lontana da questo Milan, non solo a livello diciamo sportivo, perché è da tanti anni che i tifosi si lamentano un po' di questa assenza di Berlusconi, adesso proprio a livello societario si parla di cessione. Pensi che possa realmente cambiare la storia un po' di questo Milan attuale? Beh, il disimpegno di Berlusconi è sicuramente stato il problema principale, un suo disamoramento, è venuta meno la passione, lo slancio, l'entusiasmo che lui aveva negli anni d'oro, con oltretutto degli slogan, dei proclami che stridevano con quella che è stata la realtà di questo club in questi anni. La cessione non è che sia la soluzione definitiva a tutti i problemi, c'è bisogno sicuramente di qualche cosa di diverso e di nuovo, c'è bisogno però di un progetto. Io penso che Berlusconi, l'ultima occasione che abbia Berlusconi di chiudere bene un'epoca che è stata straordinaria, irripetibile, clamorosa, eccezionale, dopo questi anni di grande tristezza, ha l'occasione di chiudere bene consegnando il club a qualcuno che abbia realmente un progetto in mano, quindi con i suoi uomini, con il suo staff, con una filosofia e con degli uomini di riferimento che siano però volti nuovi, cioè se arriva uno e ricomincia da Galliani siamo appunto a capo.